Nell'immaginario collettivo rappresenta l'essenza primordiale che racchiude la vita. L'uovo. Ma c'è uovo e uovo. E noi qui ne abbiamo di tre tipi diversi. Sigla! Dalle Alpi alla pianura padana, passando per città d'arte e piccoli borghi, la Lombardia è una regione il cui patrimonio paesaggistico, artistico e culturale non ha nulla da invidiare a nessuno. Con i suoi laghi, le sue aree naturali protette e la sua campagna a fare da contrappunto a città internazionali e moderne, Milano in testa, questa regione offre a chi la visita un ventaglio di esperienze uniche e straordinarie. Bentornati a Gustibus, come avrete capito dalla nostra copertina, oggi andiamo in Lombardia, la regione italiana che meglio coniuga passato e futuro. Questo è il luogo di tradizioni, ma anche di costante e continua ricerca, soprattutto a tavola. E noi per mostrarvelo abbiamo scelto uno chef d'eccezione. Signore e signori, Riccardo Bassetti. Classe 1982, Riccardo Bassetti è figlio d'arte, essendo cresciuto in una famiglia da sempre votata alla ristorazione e all'ospitalità. Dopo una laurea in comunicazione e turismo, matura numerose esperienze in Italia e all'estero, fino a diventare uno degli chef più raffinati e interessanti della sua regione. Nel suo ristorante La Tavola di Laveno Mombello, sul Lago Maggiore, propone una cucina basata sul connubio tra tradizione e sperimentazione, con risultati eccellenti, tanto da essersi guadagnato nel 2017 la prestigiosa stella Michelin. Ciao Riccardo, benvenuto nella nostra cucina. Buongiorno, grazie. Grazie a te di essere venuto. Il tuo ristorante so che si affaccia su uno dei laghi più belli d'Europa, il Lago Maggiore. Possiamo definirlo uno dei tuoi maestri che ha inciso magari sì. Nella tua formazione? Sì, sì, assolutamente sì. Ho trasformato quello che avevo imparato nelle grandi città e l'ho adattato al piccolo paese, al lago, al suo pesce e alla stagionalità. E lo vedremo anche nella ricetta che ci hai portato. So che sei laureato, ti sei laureato, leggendo le tue note biografiche, in comunicazione e turismo allo IULM di Milano. Complimenti, quanto ha inciso anche questo nel tuo percorso anche formativo? Aiuta, soprattutto economia, marketing, aiuta, un po' di cultura, informazione. Le aspettative sono alte, sono bellissime premesse, sono curiosa di capire cosa ci hai portato oggi. Va bene, allora oggi portiamo una patata e bottarga di Lavarello, tuorlo cotto brevemente e iniettato con clorofilla di menta e caviale. È un piatto che proponi nel tuo menù al sì, ristorante? Sì. E il Lavarello lo specifichiamo, che tipo di pesce è? Un pesce d'acqua dolce? Un pesce d'acqua dolce, un pesce che si trova facilmente nel nostro lago. Sono molto curiosa allora di vederti all'opera. Grazie mille. Diamo una lista degli ingredienti. Gli ingredienti per 4 persone sono 350 g di latte, 10 g di caviale, 1,50 g di Gellan, 4 uova, 4 patate, un limone, un mazzetto di menta, un mazzetto di erba cipollina, bottarga di Lavarello quanto basta e olio evo quanto basta. Beh Riccardo, uova, bottarga, caviale, un piatto il cui filo conduttore sono le uova. Certo. Va bene, è una lista preziosa ma essenziale e a riprova del fatto, come diciamo spesso qui a Gustibus, che per un grande piatto bastano elementi essenziali, poi insomma se sono elaborati da un maestro quale sei, ancora meglio. Grazie. E allora, tra poco cominciamo a cucinare, sei pronto? Certo. Anche i ragazzi fremono le nostre spalle, ma intanto iniziamo il viaggio nella tua regione splendida, la Lombardia. Quella lombarda è certamente una gastronomia ricca di tradizioni strettamente legate alla differente conformazione territoriale, dalle zone alpine e prealpine alla pianura, così come dai laghi ai fiumi. Sono numerose le leccornie che questa regione propone. Tralasciando i famosi risotti, l'ossobuco e la cotoletta alla milanese, vera icona della cucina meneghina, la Lombardia regala piatti antichi e prelibati come la cassola, un gustoso stufato di verze e maiale che si caratterizza sia per la presenza di tagli di carne poco nobili, come cotenna, piedini e testa, sia per le verze, che la tradizione prevede vengano utilizzate solo dopo la prima gelata, in modo da esaltarne il sapore.
Ma il punto di forza su cui si basa la cucina lombarda sono le materie prime che la caratterizzano, come il rinomato olio del Garda DOP, che si distingue per il suo sapore delicato ed elegante. Il riso, famoso soprattutto quello prodotto nelle zone del Pavese, sino ai prodotti caseari più noti come il gorgonzola, il grana padano e il mascarpone. Meno conosciuto è sicuramente il pannerone, prodotto nelle zone dell'Odigiano e del Cremonese, le cui caratteristiche come l'assenza di salatura, la lavorazione contraddistinta dall'uso di forti dosi di caglio e la temperatura elevata di maturazione lo rendono un prodotto unico nel panorama caseario italiano. Tra le spezie, come sappiamo, particolarmente comune e diffuso è lo zafferano e sebbene in Italia le regioni tradizionalmente vocate alla sua produzione siano la Sardegna e l'Abruzzo, da anni a Pozzolengo, nel Bresciano, si pratica questa coltura grazie ad un microclima mediterraneo dovuto alla vicinanza del lago di Garda. La sua produzione viene eseguita interamente a mano e i pistilli vengono messi a tostare a giusta distanza dalla brace di legna nobile. La spezia ottenuta viene poi confezionata. A profumare di cultura, storia e tradizione è anche il mais spinato di Gandino, un prodotto antichissimo che in queste zone ha trovato nuova vita, un cereale la cui farina esalta al meglio uno dei piatti più tradizionali del nord Italia, la polenta. Riccardo, siamo pronti a cucinare. Da dove si parte? Partiamo. Allora, partiamo dalla clorofilla di menta, che è una preparazione semplice. Andiamo a bollire, far bollire dell'acqua, mettiamo dentro delle foglie di menta, circa 50 grammi, e facciamo bollire fino a che si sfaldano, circa 5 minuti, e poi dopo le raffreddiamo subito in acqua e ghiaccio per mantenere il colore. Una volta che sono pronte, che sono raffreddate, le riprendiamo, non le sgoccioliamo, non le strizziamo, ma manteniamo la sua acqua, sì? E le frulliamo. Ok, basta così? Oppure? No. Poi continuiamo, una parte di questa clorofilla che andiamo a setacciare la usiamo per la siringa che useremo proprio alla fine del piatto. L'altra parte invece la usiamo tra poco, dopo che prepariamo la gelatina. E come si procede? Allora, prendiamo del latte, lo facciamo bollire, lo portiamo a bollore con un pizzico di sale, un po' di zeste di limone e del Gellan, che è un gelificante naturale. Zeste di limone sono le scorze di limone. Scorze di zeste limone. È un termine che è stato coniato da poco proprio per gli chef in TV, vero? Sì. L'abbiamo sdoganato. Ok, e come procediamo adesso? Adesso prendiamo un piccolo vassoio, frulliamo il latte col Gellan e versiamo il tutto in questo vassoio. E la clorofilla? Arriva subito, la prendiamo, aggiungiamo la stessa quantità di latte, la gelifichiamo e andiamo a schizzarla sopra la precedente gelatina. Come in un quadro di Pollock, sì. Però non lo realizziamo sul pavimento chiaramente, ma sui fornelli. Sei anche artista, bravo, sì. Molto interessante questa preparazione che continueremo tra poco, perché adesso è arrivato il momento di proseguire il nostro viaggio tra le eccellenze lombarde e subito dopo ci sarà Nerina D'Inunzio con la sua Food Confidential. Lombardia sud-occidentale, terra di acque e risorgive, e di riso, tantissimo riso, visto che proprio qui, nelle pianure della Lomellina e del Pavese, viene prodotta la metà di tutto il riso italiano. In queste zone, non a caso, dal 1860, la famiglia Scotti ha fatto della lavorazione del riso una vera arte, partendo da un piccolo mulino per la produzione di farina, fino a diventare una grandissima impresa, in grado di lavorare, trasformare e commercializzare un'infinita varietà di risi. Nel corso di 6 generazioni, però, le tecniche si sono evolute e l'epoca delle mondine è ormai solo un ricordo. Il mondo del riso in questi ultimi decenni è cambiato completamente. Dove c'erano 100 mondine, oggi ci sono 3 trattori e c'è un macchinista. Il mondo della trasformazione, però, dell'industria è cambiato tantissimo. Una volta c'erano tantissime piccole riserie nelle cascine, oggi ci sono poche grandi riserie. Questo impianto è l'unità produttiva più grande d'Europa. Nuovissime tecnologie, insomma, in grado di garantire l'assoluta qualità del prodotto. Tra queste la selezione ottica, il controllo qualità chicco per chicco e il confezionamento sottovuoto, messo a punto per la prima volta proprio dalla Scotti. Anche il consumo del riso è mutato negli ultimi anni, al punto che si parla oggi di riso ingrediente e di riso evoluto. Cosa si intende con questi termini? Le nostre vendite di riso sono destinate a 3 percorsi diversi. Ci sarà sempre una parte degli italiani e del mondo che
che vuole il riso per farlo tradizionalmente. Poi c'è una buona parte che non ha più la cultura, la voglia di prendere il riso, metterlo nella pentola e fare il risotto, ma vogliono fare prima, allora prendono sempre di più le confezioni di riso ready per essere cucinati o ready per essere mangiati, quindi già pronti fondamentalmente, e questa è sicuramente un'evoluzione del consumo, ma prima di tutto della proposta che noi industria del riso facciamo. Poi c'è il terzo percorso, che è quello del riso come ingrediente per fare prodotti anche liquidi come le bevande vegetali, può essere utilizzato al posto del grano, parlo dei biscotti, parlo degli snack. Il riso in questi casi è ben vissuto dal consumatore, perché il riso vuol dire salubrità, vuol dire un prodotto facile da digerire, un prodotto simpatico. Ma tra risi di nuova generazione ed evoluzioni varie, i risi di una certa età continuano a tenere banco. Se acquistiamo i Carnaroli in certe tenute che lo fanno particolarmente bene, lo lasciamo lì per un certo periodo di tempo, è dimostrato che questo prodotto, che rimane integro, perfetto anche dopo 18 mesi, anche dopo 2 anni, 3 anni, grazie alla confezione sottovuoto, allora questo riso dà dei risultati in cottura superiore a altri risi. Il Carnaroli invecchiato lo consiglio assolutamente per un risotto al top. La Lombardia è una regione davvero speciale e a Milano in particolar modo nascono tutte le nuove tendenze, anche in fatto di gusto e di lusso. Sentiamo cosa ha da raccontarci Nerina Di Nunzio con la sua Food Confidential. Milano è sempre Milano e io l'adoro e sono appena rientrata da un soggiorno nel mio hotel preferito. Che cosa ho scoperto? Un nuovo ristorante. L'hotel Excelsior Gallia è un gioiello architettonico in stile Belle Époque, lo stile preferito dall'elite milanese dal 1932. E io dove ho dormito? Nella suite Catara Royal. Si tratta della suite più grande d'Italia, 1000 metri quadrati. La cosa più divertente è che, oltre 4 stanze, una spa privata, 2 saloni, le cucine sono piccolissime. Sapete perché? Perché la suite Catara Royal è sullo stesso piano del bar-ristorante Terrazza Gallia. Questo ristorante, voluto dal general manager dell'Hotel Gallia, ha la consulenza della Cerea Family. I Cerea, famosi 3 stelle Michelin, hanno scelto 2 giovani ragazzi, i fratelli Lebano. Vincenzo e Antonio oggi dirigono e conducono tutto il movimento del cibo nel grande Hotel Gallia. Vincenzo è executive chef e Antonio chef della terrazza. Ma qual è la loro storia? 2 ragazzi campani, 2 fratelli che conoscono a memoria la materia prima di qualità. Sì, perché la loro nonna ogni sera puliva la verdura raccolta nel campo il giorno stesso insieme a loro e gli raccontava l'importanza delle stagioni. Oggi Vincenzo e Antonio realizzano una cucina italiana innovativa che stupisce italiani e turisti. Antonio ha inventato un piccolo dessert a forma di martini cocktail, in realtà è ice wine con un'oliva di Lamponi. Dove hanno lavorato in passato? Beh, da Cannavacciuolo al San Pietro di Positano, in grandissime cucine di tutta Italia, compreso il ristorante da Vittorio dei fratelli Cerea. Come Totò e Peppino, i fratelli Lebano hanno conquistato il nord. Ma tornando alla mia suite, dovete immaginare un luogo magico dove eleganza e raffinatezza si contraddistinguono attraverso arredi fatti su misura, opere di arte contemporanea e moderna, mosaici, specchi riflettenti, i colori del beige e dell'oro insieme alla policromia dei marmi rendono questo luogo indimenticabile. Ma non è solo il ristorante il progetto gourmet del Gallia Hotel. Abbiamo in arrivo una gin room per gli appassionati di cocktail. Ma non vi posso svelare tutto. Lo sapete perché? Perché voglio tornare a Milano. I love Milano.
Riccardo, eccoci di nuovo insieme per continuare a preparare il tuo piatto. Abbiamo pensato prima alla gelatina come base, e adesso come si procede? Adesso cuociamo l'uovo. Ok, e qui parliamo di una cottura breve, sì. Se non sbaglio, perché come dicevi prima il tuorlo deve rimanere liquido. Sì, andiamo proprio a cuocere in acqua bollente e salata per 2 minuti. Ok, e poi lo mettiamo da parte, lo vedremo in un secondo momento. Sì. Adesso come si procede? Adesso prepariamo la patata in lunghi filamenti con l'aiuto di una mandolina. Prendiamo i filamenti di patata, li andiamo a mettere in una piccola casseruola con acqua fredda e sale, portiamo a bollore e raffreddiamo subito. Può bastare? No, e dopo prendiamo sempre la patata, e la asciughiamo per bene e la condiamo con bottarga di lavarello, erba cipollina, sale e olio evo. Va bene, tra poco continueremo a cucinare perché adesso è arrivato il momento di scoprire e di ospitare la nostra grande esperta di vini che sceglierà la bottiglia adatta alla tua ricetta, Riccardo. Lei si chiama Chiara Giannotti. Ciao Chiara, ben trovata. Ciao Roberta. Lo chef Riccardo Bassetti lo abbiamo già incontrato insieme prima nel Fuori Onda, ma di che cosa ci parlerai in questa puntata? Oggi parleremo di spumante. Devi sapere, Roberta, che lo spumante italiano finalmente dal 2017 è diventato l'Italia il primo produttore di bollicine al mondo, strappando il primato alla Germania. Pensa un po'. C'è cosa che pensano tutti. Pensavo alla Francia. Sì. Invece lo deteneva da più di 20 anni questo primato e finalmente ce l'abbiamo noi. E devo dire che si è evoluta questa categoria in Italia negli ultimi 10 anni in maniera incredibile. Il 70% è da attribuire al fenomeno Prosecco, ma tutte le categorie di spumanti italiani si stanno evolvendo in maniera veramente molto importante. E non solo, è anche stata sdoganata molto l'idea dell'abbinamento dello spumante solamente ai momenti di festa piuttosto che di celebrazione o di brindisi. Adesso si gode a tutto passo ed è per questo che ho voluto sceglierlo in abbinamento alla ricetta di Riccardo. Infatti, quale bottiglia proponiamo? Abbiamo proposto ovviamente un Franciacorta. La zona che si trova proprio alle porte di Milano e si sviluppa nei 19 comuni intorno a Brescia. Fatto il voto, Riccardo, che già porta aperto. Bene, bravo lo chef. Siamo precisamente sul Monte Orfano, la collina di vigneti di cui Bonomi, che è il produttore che abbiamo portato proprio ad assaggiare, ne detiene 24 ettari. Questo, per la precisione, è il Cru Perdu. Prende questo nome perché significa vigneto perso, perché è stato ritrovato, pensa, nel 1986 proprio dall'enologo della cantina, che ha ritrovato queste vigne di pinot nero molto antiche che lo compongono adesso al 30% con un restante 70% di chardonnay. E il gusto rimane... deve essere ottimo. Sì, perché rimane anche 36 mesi sui lieviti e sviluppa questa, senti questo sentore di crosta di pane, sì, appena sfornato, poi si sentono i fiori bianchi che spaziano dal biancospino al piglio, un po' di frutta, di pesca e di ananas e devo dire che non rimane che assaggiarlo per soffrire al palato. Davvero buono. Grazie Chiara, tra poco completeremo la ricetta del nostro chef Riccardo Bassetti, subito dopo un piccolo break pubblicitario. Vi aspetto qui, a Gustibus. Bentornati a Gustibus, sono in compagnia dello chef lombardo Riccardo Bassetti che ci sta preparando il suo antipasto d'autore, composto da patate e bottarga di lavarello, che è un pesce tipico anche del Lago Maggiore, giusto? Sì. Poi clorofilla di menta, caviale e tuorlo d'uovo. Perfetto, abbiamo preparato la gelatina prima come base del piatto, poi ci siamo occupati della clorofilla di menta, abbiamo cotto l'uovo e poi sono arrivati gli spaghetti di patate, adesso come si procede? Adesso mancano 2 piccoli passaggi, prima di tutto prendiamo gli spaghetti di patata, li arricciamo 15 grammi a modo di nido per mettere poi dopo all'interno il tuorlo d'uovo. E adesso che cosa succede? Successivamente andiamo a fare una cosa molto semplice, una piccola quenelle di caviale. Il caviale, tra l'altro ci tengo a sottolineare che noi usiamo in questa ricetta il caviale italiano, che in questo momento storico è il migliore al mondo. Assolutamente. Vero? Sì. E allora,
ti lascio seguire i ragazzi che ti stanno aspettando e chiaramente seguiranno alla lettera le tue indicazioni, sono molto bravi, mi raccomando. E noi invece andiamo a vedere dove ci ha portato questa volta il nostro ambasciatore del gusto, Anthony Petz. Oggi siamo a Roma, al Pigneto, nel cuore del quartiere Prenestino Labicano. Negli ultimi anni questa zona è tornata prepotentemente alla ribalta. Scopriamo perché. Per via del fiorire di un'infinità di locali che l'hanno resa una delle mete più note della movida capitolina, soprattutto per i più giovani, oggi mi trovo qui per farvi assaggiare uno dei gelati che è sulla bocca di tutti. Il locale in cui vi sto portando si chiama Da Lodi e prende il nome della via in cui si trova, via Fanfulla Da Lodi. Pensate che fino a poco tempo fa non c'era nient'altro che una vecchia casa in rovina e invece oggi è nato un piccolo polo gourmet. Vittorio, come è venuto in mente a te e ai tuoi soci di creare questo meraviglioso posto? Beh, abbiamo deciso di creare questo posto pensando a un polo gourmet che racchiudesse la ristorazione in generale, anche se il nostro fiore all'occhiello è il gelato. Ecco, ma che cosa ha di così particolare il vostro gelato? Ma il nostro gelato di particolare è che lo produciamo con prodotti naturali e di stagione. Non usiamo prodotti che contengono grasso idrogenato, coloranti o conservanti. Quindi soltanto prodotti di stagione. Quindi in questo periodo non troverò mai il gusto alla fragola o al cocomero? In questo periodo né fragola né cocomero. In questo periodo troverai altri gusti, quelli invernali. Quindi, la castagna, la zucca pelosa. La zucca pelosa? La zucca pelosa. Sono curioso, mai sentito, me lo fai provare? Certo che sì. Abbiamo capito che il vostro cavallo di battaglia sono i gusti alla frutta, ma qual è il segreto per renderli così buoni? È elementare. Basta acquistare della frutta di qualità, possibilmente a chilometri zero, al giusto grado zuccherino, quindi non troppo matura, non acerba, col giusto grado di zuccherino e basta, semplice. Vittorio, il vostro locale può essere definito ormai un punto di ritrovo qui a Pigneto? Beh, il Pigneto stesso è un luogo di incontro e di cultura ed è sempre stato un quartiere di artisti di ogni genere. Da Lodi è un posto di incontro per tutti quelli che amano la buona cucina e o soltanto per fare un aperitivo o perché no prendere un buon gelato. Vittorio, che cosa mi hai preparato? Come promesso, zucca pelosa con vin cotto e arance. Poi ti ho messo il gelato alla manna. La manna? Sì, la manna, non panna, non mi sono svelato. La manna, che è una resina. La resina dell'albero del frassino. E poi una nocciola vegana. Ah, perché voi fate anche i gelati per i vegani? Sì, sì, facciamo anche i gelati per i vegani. Nel caso della nocciola abbiamo tolto il latte e l'abbiamo sostituito con l'olio d'oliva e l'acqua. Bene Vittorio, io ti ringrazio e ti faccio i complimenti per l'ottimo lavoro che fate qui, ma soprattutto per la dedizione in ogni minimo dettaglio di qualità. A questo punto non resta che assaggiarlo. Noi ci vediamo la prossima puntata, dove sarà una sorpresa. Eccoci di nuovo insieme amici, lo chef ha raggiunto i ragazzi che stanno realizzando la sua ricetta. Invece noi adesso ci colleghiamo con un'amica di Gustibus, Eleonora Giglio, che è una docente della scuola che ci ospita e che ogni mese dal Madre di Roma, un ristorante molto importante qui nella capitale, ci dà preziosi consigli su come utilizzare in modo sano e gustoso i prodotti di stagione. A te la linea Eleonora! Ciao Roberta, per questo mese di novembre ho deciso di portare come ingrediente principale per la mia ricetta la zucca. La zucca, un frutto arrivato dalle Americhe grazie ai coloni spagnoli e che qui in Italia ha trovato una terra veramente fertile per tutte le varietà che si sono coltivate fino ad oggi. Le proprietà della zucca sono davvero speciali, dagli antiossidanti al beta-carotene, che sostengono il nostro sistema immunitario e sono un toccasana per la nostra pelle. Ma la bellezza della zucca è anche che nel suo interno possiamo utilizzare veramente tutto. I semi, dopo essere stati accuratamente trattati, quindi lavati, asciugati e seccati, sono comunque commestibili e contengono vitamina A, vitamina E e una sostanza particolare che è la tiroxina, che nel nostro corpo viene prodotta dalla tiroide ed è un regolatore del nostro sistema immunitario, ma soprattutto del nostro metabolismo. Quindi funziona per bruciare in maniera corretta grassi e zuccheri.
È un ortaggio veramente versatile in cucina, può essere utilizzato in tantissimi modi, ma noi oggi prepareremo dei biscotti alla zucca morbidi. E gli ingredienti sono dei fiocchi di avena, della polpa di zucca cotta, della banana, mandorle, semi di lino, spezie particolari, cannella e zenzero e infine sciroppo d'acero. Ma diamoci da fare, partiamo con i fiocchi d'avena e uniamo insieme la polpa di zucca, la banana che andiamo leggermente a schiacciare, lo sciroppo d'acero e le spezie. Cerchiamo di creare un prodotto omogeneo per renderlo morbido e compatto. Solamente alla fine andremo a unire le mandorle e i semi di lino. A questo punto formiamo dei biscotti medio grandi che andiamo a distribuire su una teglia con carta da forno. Li mettiamo in forno già preriscaldato a 180 gradi e li lasciamo cuocere per 14-16 minuti. Per questi biscotti non abbiamo utilizzato farina, bensì fiocchi d'avena, perché sono veramente ricchi di proprietà. Innanzitutto non contengono glutine, sono ricchi di proteine, donano un grande senso di sazietà. Inoltre è l'unico cereale a contenere un aminoacido essenziale come la lisina, veramente importante per il nostro corpo, per i capelli, per le ossa, fa benissimo al cuore. Insomma, i fiocchi d'avena sono veramente un grande aiuto e sono per tutti. Ecco pronti i nostri biscotti, croccanti fuori e morbidi dentro. Un consiglio, sotto le feste vi consiglio di aggiungere nel loro interno gocce di cioccolato fondente o scaglie di cioccolato fondente e ricoprire i biscotti con una glassa allo zucchero a velo che farà sì che diventeranno veramente il biscotto preferito per le feste, per voi e anche per i bambini, assolutamente. Per conservare questi biscotti vi basterà prendere un contenitore a chiusura ermetica e tenerli in frigorifero un paio di giorni, non andiamo oltre. Dal Madre di Roma è tutto questa volta, Roberta, io ti saluto e ci vediamo il prossimo mese. Grazie Eleonora, mi hai fatto venire l'acquolina in bocca, ci vediamo a dicembre, sono proprio curiosa di sapere di cosa ci parlerai. Tra poco scopriremo il risultato delle fatiche della nostra brigata di cuochi capitanata oggi dallo chef Riccardo Bassetti. Ma intanto è arrivato il momento di proseguire il nostro viaggio tra le eccellenze italiane nell'Italia del gusto. Più di tre secoli e non sentirli, correva infatti l'anno 1665 quando il conte di Lemos, Oronzo Arcangelo de Castris, costruiva la sua prima cantina a Salice Salentino, proprio nel cuore del Salento, non lontano da Lecce. Di uve ne aveva certo in abbondanza perché questa era ed è terra di vigne, generosa di grappoli di malvasia, primitivo e di nobile negro amaro. Nasceva così un'azienda destinata ad evolversi nei secoli e destinata ad arrivare con successo fino a noi, dove la famiglia ha sempre fatto la differenza. Fin dai tempi di Piero e Lisetta che nel 1925 cominciarono ad imbottigliare il prodotto e ad esportarlo all'estero. Il vino della svolta? Senza dubbio il Five Roses, il primo rosato ad essere imbottigliato e commercializzato in Italia, la cui nascita risale alla fine della Seconda Guerra Mondiale quando il generale Charles Poletti, commissario per l'approvvigionamento delle forze alleate, chiese per l'appunto un'importante fornitura di rosato da inviare negli USA. Le uve di negro amaro da cui si ricava il rosato provenivano da una contrada detta Cinque Rose, in omaggio all'incredibile costanza con cui tre generazioni dei Leone de Castris avevano messo al mondo cinque figli. Ma per il mercato Yankee il nome Cinque Rose non poteva andar bene. Fu così che venne battezzato Five Roses, nome che il rosato porta ancora adesso. Con grande successo, peraltro, visto che tra i tantissimi premi, il rosato con l'annata 2017 ha vinto i tre bicchieri della guida del Gambero Rosso. Nel 1954 il battesimo di un altro celeberrimo vino, il Salice Salentino, a base principalmente di uve di negro amaro, che agli inizi degli anni 70 ottiene il riconoscimento DOC, grazie soprattutto all'impegno della Leone de Castris. Ma la gamma dei vini prodotti è vastissima, spaziando dai bianchi, rossi e rosati, DOC, fino al Loco Rotondo, al primitivo di Manduria, a spumanti, acquaviti e grappe, fino a raggiungere i 2,5 milioni di bottiglie prodotte l'anno, esportate in 40 paesi. Una grande azienda, insomma, quella dei Leone de Castris, aperta anche all'enoturismo e all'accoglienza, perché questo, non scordiamoci, è il Salento, da sempre terra di ospitalità.
dello chef Riccardo e i suoi discepoli. Ma che meraviglia! Bravissimo, proprio all'altezza delle mie aspettative, così come ho detto all'inizio della puntata, erano altissime. Quindi complimenti. Tra l'altro, nella fase di impiattamento hai iniettato qualcosa con la siringa, giusto? Sì, con una siringa molto fine abbiamo iniettato la clorofilla di menta, che avevamo tenuto a parte. Beh, una tecnica davvero innovativa e particolare. È un piatto molto bello, molto buono, ha un profumo delizioso ed è d'autore, un antipasto d'autore. A chi lo vogliamo dedicare? Ma alla mia famiglia e a Sofia. Che tua figlia? No, la mia ragazza. Complimenti. Ok, se avete perso qualche passaggio di questa ricetta potete consultare il nostro sito www.lasette.it/gustibus. Prima di salutarvi però vi ricordo una cosa molto importante, mi preme farlo perché mi sta davvero a cuore. Fino al 9 dicembre attiva la campagna Operazione Pane, promossa da Antoniano Onlus, per garantire un pasto caldo a chi vive in povertà nelle nostre città. La campagna sosterrà le mense francescane per offrire quanti più pasti possibili e aiutare le famiglie in difficoltà. Per donare un pasto basta inviare un SMS o chiamare da rete fissa il 45588. Per tutte le altre informazioni potete consultare il sito www.operazionepane.it. È arrivato il momento di ringraziare i ragazzi che hanno cucinato per noi questa meravigliosa ricetta. Loro fanno parte di A Tavola con lo Chef, la scuola prestigiosa di cucina romana che ci ospita come sempre. Grazie a Fabrizio e Matteo. E grazie al nostro chef Riccardo Bassetti della Lombardia, dal ristorante La Tavola L'Aveno, Monbello di Varese. Grazie per averci fatto dono di questa tua arte, no? Perché è davvero quasi un quadro. Grazie mille. Questa ricetta. Grazie a tutti, vi lascio con le notizie dal mondo del gusto e gli eventi delle ultime settimane. Noi ci rivediamo tra 7 giorni sulla 7 con Gustibus. Buon appetito! Alla Fiera di Bergamo parte la seconda edizione di Industria Alimentare 4.0, un evento a carattere nazionale che ha come obiettivo quello di istruire e supportare le aziende italiane del comparto alimentare in quella che viene definita la quarta rivoluzione industriale, ovvero l'insieme delle nuove tecnologie al servizio della produzione. Stiamo proponendo come novità e come nuova opportunità per l'azienda alimentare. Noi abbiamo un know-how che arriva dal pubblico e dal metalmeccanico, abbiamo visto delle potenzialità in questo settore, quindi vogliamo coniugare quello che è sicurezza alimentare con sicurezza per aziende che producono alimentare. L'obiettivo principale è quello comunque di cercare di fornire alle industrie del food, del Made in Italy, un'ampia visione su tutte le tecnologie offerte dalla quarta rivoluzione industriale. Tantissime sono le aziende sia da nord che da sud che hanno sposato l'iniziativa di questo evento. Segno questo e indice soprattutto di un evento che ha sensibilizzato le aziende del food in Italia. Di questo noi siamo molto contenti, anche perché le aziende devono intraprendere questo percorso di innovazione e di tecnologia, diversamente resteranno sempre un passo indietro rispetto al mercato e ai propri competitor. Prossime tappe Campania ed Emilia-Romagna. Restiamo in Lombardia e spostiamoci a Milano per scoprire le novità di un prodotto diventato ormai dopo 120 anni vera icona del Made in Italy. Stiamo parlando delle affettatrici firmate Berkel, che per la loro nuova generazione puntano sul design. L'affettatrice in sé era un prodotto assolutamente di moda a livello professionale, quindi nelle gastronomie, nelle salumerie di un tempo, molto più difficile da trovare all'interno delle case delle singole persone. Quello che abbiamo cercato di fare appunto è creare un prodotto che assolvesse sicuramente le funzioni principali dell'utilizzo giornaliero, ma anche allo stesso tempo cercare di creare un prodotto che fosse un elemento di design da inserire all'interno di tutte le case, sia nelle versioni diciamo più blasonate come appunto le nostre macchine a volano, ma anche con delle riedizioni diciamo di macchine elettriche più piccoline che sono dei veri e propri elettrodomestici e quindi come tali da poter essere utilizzati ogni giorno durante la vita quotidiana.
La nostra azienda di fatto produce ed esporta più del 70% di quello che facciamo, appunto, viene esportato all'estero, con una grossa parte all'interno della, diciamo, dei mercati più consolidati, che sono quelli europei, ma con un occhio anche di attenzione e di crescita importante sia al mercato nord-sudamericano che ai mercati asiatici.